Sono io. Sono proprio io, Michele. Quella pazza che viene ogni giorno al distributore per vedere cosa fai tra una scusa e l'altra. È proprio tu, mi conosci? Riccardo, sono quella che per comprare un paio di guanti ti fa buttare giù tutto il negozio. Invece tu non mi hai mai visto, Umberto. Eppure quante volte ho mangiato insieme a te, alla tua trattoria, tu al tavolino vicino alla vetrata e io a quel di fronte a te. Eh già, ma tu non mi vedevi, eri sempre distratto, sempre a studiare, persino mentre mangiavi. Beh, questo non è un film giallo, come diceva Michele. Questo è un dramma. Un dramma grosso. Perché... voi siete i miei figli. Li conoscete quei bassi? Al Vergine, a Forcella, ai tribunali, al Palloneto, neri, affumicati, dove di estate non si respira, dove non ci sta luce nemmeno a mezzogiorno. E in uno di quei bassi abitavo io con la mia famiglia. Mamma mia, quanti eravamo, una folla. Non so che fine ha fatto la mia famiglia. Non lo voglio neanche sapere. Ci mettevamo a dormire senza dirci buonanotte, ci svegliavamo senza dirci buongiorno. Mamma mia, che calore. Per una sola volta mio padre si interessa di me e disse: ti sei fatta grande, tanto qua da mangiare non ci sta. 16 anni. Passavano le signorine con delle belle scarpe, io li guardavo. Passavano sotto i bracci i fidanzati. C'è stava uno che qualche volta mi aiutava, mi dava dei tarali, pane fresco. Mamma mia, quel forno di inverno era un sollievo. Ma mio padre aveva ragione, mi ero fatta grande, se ne accorse pure anche il fornaio. Un giorno incontrai una mia compagna, mi disse: così e così. Ragazzi, forse per voi era meglio niente che una mamma così, è vero? No? Allora vieni qua la tua mamma.